Niente, adesso invece andiamo alla sostanza, no? Che prima abbiamo parlato tanto. Adesso invece cercheremo di vedere qualcosa. E iniziamo con le ultime cose, no? Poi magari sfoglieremo una serie di immagini che spiegano in qualche modo questo percorso un po' impazzito, schizzato della mia vita da artista. Comunque, questa è l'ultima cosa che ho fatto, importante, la scorsa estate, siamo a Scicli. In verità qua siamo a Ispica, dove ho girato quel video sulla merda d'artista, no? È una piazzetta di periferia, cui sono molto affezionato proprio perché è bruttissima. E c'è quasi un sentimento d'affetto per questo luogo così, no? Dimenticato da Dio. Comunque, vedremo subito questo video dove vi racconto un po' come sono arrivato a comprendere le cose che faccio adesso, insomma. Facciamo una mostra di pittura, di sola pittura, e definire una nuova mostra di pittura un po' come un azzardo, ma allo stesso tempo era affascinante l'idea di, no, portare altri millimetri, no, a questo medium così scorticato, così denso. E questa è stata un po' la sfida di una vita, un progetto buttato lì, e finalmente è possibile di essere trascorso in tutti i suoi aspetti. Sono stati affidati questi tre spazi, una piccola galleria, una grande stanza, il palazzo Beneventano e poi questo mulino magnifico. E da lì ho creato questa sorta di passeggiata dove ho spiegato finalmente cos'è la pittura per me. Si inaugura la mostra una passeggiata con un corteo funebre, un funerale di Francesco Lauretta, mio nonno, ma qui è un pretesto per viaggiare intorno all'esistenza di ognuno, impostato nel transito delle due stanze. Lo spettatore è costretto a urtare fisicamente questo quadro e andare contro la pittura, a sbatterci, a strusciarsi, e quindi è costretto a riflettere sulla vita di ciascuno di noi, non sull'esistenza. La pittura nasce con un corteo funebre, anche qui un'allusione alla pittura e alla sua storia. Il secondo spazio spiega bene il titolo della mostra. Nell'Apologia Pittori c'è un ritratto di quattro amici pittori. Nella scuola siciliana, tutti pittori che hanno superato abbondantemente i 40 anni, quindi consapevoli ormai dei propri mezzi, Fulvio Di Piazza, Francesco De Grandi, Alessandro Bazan, e tra questi ci sono anche io. Però in verità allude a una persona, perché la scuola palermitana è formata da quattro ragazzi. Il quarto era Andrea Di Marco.
e quel quadro voleva essere un omaggio a quell'amicizia. Pur essendo un quadro che ci rappresenta, siamo in quattro, in verità siamo in cinque dipinti. Postumiano è un'allusione a degli studi che ha portato avanti un filosofo a me ma tanto caro, Sloterdijk. Lui ci avvisa che stiamo vivendo un periodo storico particolare, di transito. Quella I è la I dell'invenzione, insomma, è la I che pretende una necessità, che pretende uno svago, una follia che in qualche modo apre. Una protesi, no? Che si butta più avanti. E la protesi io la cerco nella pittura. Quando ho lavorato con le immagini ho sempre creato una sorta di negativo dell'immagine. Partivo dalla foto per poi portare al collasso la pittura, appunto nel modo più volgare possibile. Come un ricercatore che fa una ricerca alla fine mette la bibliografia, ecco. Io quando lavoro intorno a un quadro, no, costruisco anche delle scalette che mi consentono di entrare meglio in questo territorio. Pertanto per fare quella mattanza ho ascoltato tutte le messe possibili, che, insomma, da Bach a Cherubini, a Frank Martin, eccetera, eccetera. Quando ascolto la musica inseguo dei pensieri, è come se qualcuno mi parlasse oppure mi suggerisse delle cose. Lì si risolve un combattimento. Allude a qualcosa, ma riporta totalmente da un'altra parte. E poi c'è un quadro contro di noi, che è un quadro nero, un omaggio sentito ad Adrian Reynard. Faceva questi lavori che per lui erano le ultime pitture possibili. C'era l'ambizione di lavorare contro la negazione. Prima ha messo un vetro che ci riflette e poi questa cornice che dovrebbe chiudere invece, no? Apre. Ho sempre limitato i miei quadri con dello scotch che ho raccolto lentamente nel tempo, e chiaramente questo scotch teneva tutti i baffi della pittura. Questi baffi li ho raccolti perché avevo capito che conservandoli avevo la possibilità di formare una sintassi della pittura. Allora ho formato quest'area geometrica aperta come se abbracciasse il pubblico, e pensavo al colonnato del Bernini, ai fedeli, al pubblico, in questo caso sì, spettatore, invitato a entrare dentro lo spazio e a danzare. Per l'occasione avevo preparato 3 playlist accuratamente selezionate. Invito il pubblico a venire con delle proprie cuffie e immergersi in un mondo totalmente suo. Dalle tracce di colore si può veramente entrare in una sorta di paese delle meraviglie. Fondamentalmente io sono un non pittore, mi definisco una sorta di ingegnere del medium della pittura. Mi sta stretta la definizione del pittore, non la capisco come definizione. Credo che il pittore, ecco, abbia tutta una fitta rete di reazioni possibili, una vasta gamma di elementi che mi consentono poi di portare tutto dentro un territorio dell'immaginario che però utilizza anche questi strumenti, con tutte chiaramente le contraddizioni possibili, perché poi lavoro con l'immagine, ma anche con la negazione dell'immagine, con i calchi dell'immaginario. E agli esordi mi ricordo che la parola pittura sembrava quasi fosse un tabù. Sono arrivato nei primi anni 90 a Torino, come potete immaginare, no? Con l'arte povera era assolutamente, non dico vietato, ma insomma, guardato con sospetto l'artista che avesse a che fare ancora con questo medium. Un'altra cosa, quando sono arrivato a Firenze, quando dicevo cosa fai, dicevo giusto per un pittore, ma minchia ancora che dipingi, e cosa dipingi? E dicevo guarda, la pittura più brutta che si possa pensare, quella figurativa.
E questo è proprio, ma che noia! E lui diceva apposta, perché cosa gli vuoi spiegare? Come fai a spiegare una vita? Dalla passeggiata iniziale, così come ho definito il corteo, si va al terzo spazio, quello del mulino, dove veramente tutto si apre. Entrando troviamo subito un bel muro di mattoni forati con della malta patinata. È intitolato questo lavoro, il quadro ha un pezzo di muro da difendere. L'altro quadro figurativo invece è una serenata del 1999, intitolata Serenata, di un paesaggio quasi apocalittico della guerra dei Balcani. Un primo quadro dipinto, dove mi sono definito pirandellianamente pittore. Pirandello divenne Pirandello dopo che ebbe l'esperienza all'estero. In questo senso, pirandellianamente pittore, avevo capito che io dovevo indagare anche sul mio rapporto con la tradizione. A un certo punto ho contato tutti i lavori di pittura che ho fatto nei miei anni. E ho costruito un letto di morte, due teche con questo blu che accoglie 120 quadri fatti in 30 anni. Non so se sono tanti, pochi, per me sono tantissimi. Tutto quello che viene spiegato in questo letto di morte ha un progetto e lì si vede. La cosa bella è che le cartoline non capisce le dimensioni, quanto l'hanno su, se sono fotografie alcune. E questo è anche il bello di questo lavoro. Come letto di morte, ma questo è perché mi consente in qualche modo di andare anche oltre il soggetto. E quindi dal corpo morto della pittura ci sono i corpi risurrettivi del disegno che svolazzano nello spazio e sono degli esercizi di equilibrio, sono delle opere risurrettive, delle guerre d'amore dove i corpi si rigenerano in continuazione, le immagini si fottono tra di loro e si ricompongono in continuazione. Pensavo ai grandi affreschi del Settecento, questo trionfo di corpi, dell'umano, di dei, eccetera. C'è tutto. E tutto si trasforma per annullarsi, nel senso che un disegno, d'accordo, ma diventa anche qualcosa di più del disegno. Diventa pittura allo stesso tempo, ma non è pittura. Pretendo da me qualcosa di nuovo, no? Ecco l'ambizione ancora del titolo. Ci sono tre quadri astratti, uno Fontana, c'è un'allusione a Duchamp, l'altro Lei con un gonfiore, che proprio ti devasta il concetto stesso della pittura di genere, no? Ho esposto questa rosa blu e poi ho esposto il mio primo quadro responsabile, dipinto il 7 febbraio del 1985, che era un omaggio ad Renard. Quello è stato il mio primo lavoro da pittore responsabile, da quel momento non ho più dipinto per 14 anni, cioè ho iniziato alla fine. Cioè, come fai a cominciare dalla fine? Da quel momento ho iniziato a studiare il medium della pittura.
E ho capito che ho bisogno di tempo. Un'altra cosa oggi che suona, bisogna inseguire, bisogna essere brand. Questa frase me la dicono in tanti, no? Bisogna essere brand. No, io ho bisogno di tempo se ho ambizione. È un quadro curioso, fatto in 2 giorni, con i colori più improbabili, che alla fine ho risolto cancellando tutto e da lì si è sedimentata questa pelle sottile, questo velo. Dietro a questo velo funebre, no? Violaceo, scurissimo, no? Si intravede invece una possibilità. Questo mio primo quadro, davanti invece le mie ultime cose, sono questi autoritratti postumiani dove il segno si deforma, anzi si difforma, e dove gli elementi si fanno medium. La cornice che dovrebbe chiudere in verità ha dei residui pittorici che invece ti allargano e espandono la pittura. Dentro tutto questo mondo c'è uno spazio molto intimo, sembra quasi una cella funebre stranissima, dove ho dipinto Stele, che è il volto di una bambina molto spettrale, come se venisse da altri mondi, ti guarda e in quanto bambina ti guarda come se si allontanasse e fosse proiettata una sorta di futuro improbabile, comunque senza tempo. E loro bisogna andare fuori, ma andiamo fuori e ho installato questo giardino, questo salotto, e lì il racconto si fa meglio, ancora una volta la pittura, e lì è un puro distillato di pensiero e di una riflessione sul medio della pittura. Sono 36 racconti che spiegano, alludono allo stato della pittura. La pittura di Facebook. La pittura non sembra darmi mai pace, purezza. È come se fossi sempre coinvolto nel melodramma della volgarità. Non cerco mai, né dentro né fuori, né nell'arte in genere, uno stato di riposo. Da qualche parte lo sento. Ci deve essere una qualche idea straordinaria, ma ogni volta che cerco di raggiungerla, mi viene uno strano senso di apatia e mi viene voglia di sdraiarmi e dormire. FK. Mi piace. Lavorando con i mezzi della pittura, quindi studiando, dipingendo, ascoltando musica, eccetera, eccetera, scrivendo, sto a casa. L'unico contatto che ho con l'esterno è sto benedetto computer che è acceso. La mia pagina per esempio è una pagina molto curata, cerco di essere il meno banale possibile, ma anche perché poi in verità registro la mia giornata quotidiana lì, insomma, quindi con gli ascolti, le letture, due o tre parole, un'immagine, una foto, una passeggiata. Lì mi affaccio un po' come stare in piazza, mi dico, vediamo chi c'è in piazza, no? Un amico, saluto, ti striscio. Il mio rapporto con la Sicilia è un rapporto denso, noi abbiamo questa particolarità, siamo oscene e belle allo stesso tempo. E io ho imparato a convivere con entrambe le cose. Quando passo qua per Ispica, ogni volta che torno la trovo più ricca, nel senso più ricca di fantasmi, capito? E capisco che anch'io piano piano sto diventando una sorta di fantasma e non mi dispiace questa cosa. Sono scappato perché potevo fare l'artista solo scappando. Sui posti, anche perché i miei non volevano assolutamente che facessi l'artista, mi è stato sempre negato, i miei non hanno mai visto le mie mostre, mai. Che mi sta bene così, perché poi chiaramente puoi immaginare che questa è una sorta anche di benedizione, perché consente a me di lavorare con rapporto con i padri, no? In modo
teso da una parte, però anche allo stesso tempo ricco, proprio perché ti solletica il nervo, no? Anche mio papà, cioè, è un uomo geologico. Fosse nato nel 3014, lui vivrebbe come viveva l'uomo antico. La stessa cosa, sempre vissuto così, nella sua tana, nel suo mondo, no? È piccolissimo, limitatissimo. Però anche quel mondo mi interessa, perché mi porta, capito, nel paradosso, mi porta nella tana di Kafka, nella malattia, cioè, nel disturbo, no? Ispica, Sicilia, sotto il parallelo di Tunisi e Algeri, 15.000 abitanti. Qui non ci sono industrie e l'economia è prevalentemente di tipo agricolo. In questo buco del mondo ho chiesto alla gente delle informazioni sulla scena internazionale dell'arte contemporanea. Signora Rosalia. Oh, Frank. Ma dì una cosa, che conosce per caso qualche artista contemporaneo? A che davvero, l'ho conosciuto solo? Jeff Woods. E deve si scusa a andare ad appannare le riccioline. Io ho fatto quei video, 20 video, con 20.000 lire, capito? Cioè, ecco, il video mi consentiva di mostrare tutto questo. Una parte è sta disperazione, l'artista isolato, dall'altra no, sta grazia comunque di un credente, buttato fuori ai margini, perché qua la figura dell'artista è una figura quasi mitologica e quindi inesistente. E però è affascinante tutto questo, è un mondo che ti piega, che ti mette, no, continuamente in tensione con quello che c'è intorno. E questo? Sì. Ci siamo orientati adesso, almeno qualcosa si è visto. Poi in verità le cose continuano, grazie a Dio, per cui siamo già ad altri, su altri territori. Comunque, questo video in verità racconto solo un aspetto del mio lavoro, perché mi è stato chiesto di fare appunto una mostra sulla pittura. Poi il lavoro mio è molto più ampio, perché ho dovuto, come raccontavo prima, insomma, ho avuto una formazione totalmente diversa. La pittura l'ho acquisita in qualche modo e poi studiata col tempo, insomma, per cui ci è voluto anche coraggio per me, no? Introdurmi dentro questo sistema che effettivamente, come raccontavo, no? Partendo da un omaggio da Reinhardt, è diventato complicato poi cominciare, perché parli, cominci dalla negazione stessa della pittura. Pertanto ho dovuto rifondarmi, no? e capire cosa stava accadendo e cosa era successo intorno a questo medium. E ci è voluto effettivamente tanta fatica. E ancora cresce questo progetto di vita, no? Che è un progetto che effettivamente abbraccerà, insomma, sì, così spero, una parte ancora ampia di percorso, perché la cosa curiosa è che tutto il sistema, così come ero cosciente già a 20 anni, no, che avevo cominciato dalla fine, infatti mi sono bloccato, sono cosciente di avevo già buttato in qualche modo, quella mattanza gialla non è un caso, non è che ci sta così per caso, avevo già in qualche modo buttato la rete, no? E quindi ho dovuto spiegare prima tutta questa rete. Ed è stato chiaramente un lavoro traumatico, anche per chi mi stava intorno, no? Parlo di tutti quelli, sia artisti, io mi ricordo la prima volta che esposi la mostra di pittura a Torino, ci furono gli artisti d'arte povera, ci fu un periodo che non mi rivolgevano manco più la parola, Pistoletto in primis, cioè mi ha negato come artista, no? Mentre la prima mostra fu percorsa da Profumo, no? Mi disse, sai, da questo momento, no, siamo pari, se vuoi ci possiamo anche prendere a schiaffoni, no? Quindi mi aveva accolto e fu nel 91,
la prima mostra di pittura che la fece nel 99, mi tolse non fu per lui da quel momento, non sono finito come artista. Perché non capiva più, no? Perché mi fossi tornato di nuovo indietro. Adesso anche lui, in qualche modo, è tornato indietro, perché ha capito e si fa definire anche lui una sorta di pittore, perché ha capito che anche lì, insomma, ci sono dei sistemi che il tempo poi corregge o disfa, insomma. Pertanto il lavoro è stato talmente complicato ed è stato accompagnato quotidianamente, perché è un lavoro che faccio, raccontavo anche loro ai ragazzi, dal 91, praticamente quotidianamente mi do uno spazio che affronto appunto ogni giorno fedelmente, no? Uno spazio bianco, un foglio che io occupo, dove praticamente oso, no? Progetto questo futuro. A me non mi dispiace l'idea di guardarmi come quella bambina, no? Come se una sorta di Angelus Novus da lontano. Lei lì ha una vita davanti, ma già lontana, no? È come se ti guardasse, no? E si allontanasse e comprendesse tutto questo trascorso, no? In quei fogli bianchi io mi permetto di progettare queste possibilità che poi ritornano col tempo. Ricordo in modo particolare un episodio che ho pubblicato per esempio la mostra a Palermo in esercizi di equilibrio nell'estate del 92, cioè mi scrissi la prima lettera dove iniziavo a riflettere la pittura. L'estate prima che io realizzassi la mostra a Palermo, cioè gli esercizi di pittura, no? Scrivo un'altra lettera. Quello ormai dimenticato, scrive un'altra lettera a Modica e poi, curiosando a casa mia, Gioia Ispica, trovo la lettera scritta 22 anni prima e iniziano entrambe le lettere con le stesse parole. E rimango sorpreso, insomma, com'è possibile? Allora riprendo e scrivo una nuova lettera che è una sorta di testamento, no? Curioso. Anche questo sarà pubblicato nel catalogo che sarà stampato e in stampa in questi giorni, quindi sarà distribuito la prossima settimana a Palermo, dove riprendo la lettera precedente, no? Dice, ma guarda un po', alla fine, no? Le parole sono sempre le stesse, anche monotono, no? Perché usa le stesse parole, ti pone le stesse domande. In realtà comincia una riflessione complicata, che diventa una riflessione che si porta oltre anche la mia dimensione come individuo e come artista. E non è un caso anche qui che abbia definito, no, alcuni autoritratti postumiani, no, che sono, anche lì non si capiscono cosa sono, non si capiscono se sono delle pitture, se sono dei disegni, sono delle cose, no, che ancora non si capisce bene cosa siano, però ti danno, infatti nel video lo dico, questa I diventa una sorta di protesi, no? Che ti butta in avanti nello spazio, ti butta avanti anche io come artista, mi butta avanti, mi do queste possibilità in questi spazi che sono spazi miei, quindi sono i fogli di carta, dove nei fogli di carta io oso pensarmi impossibile. E la cosa curiosa è che poi questi pensieri che ho deposto nel tempo e tutto sono stati raccolti, sono tutti poi dei corsi che vengono sviluppati anche inconsciamente, spesso poi non è proprio così, che poi sviluppo negli anni, no? Perché per esempio l'ultimo lavoro, infatti prima quando mi è arrivata la chiamata, no? La gallerista che ho esposto, è questo spolvero di questa cimitero di Ispica, dove ci sono delle lapidi, si intravedono delle lapidi
Al posto dei nomi ci sono dei numeri, no? Intitolato Precipitati. È esposto in una galleria nel 2010 e adesso è ripreso in qualche modo, intitolato invece in modo diverso, Faina, che fa parte di un progetto molto più ampio che spero di portare avanti presto, quest'anno, possibilmente. Per esempio, quando ho riproposto questo lavoro, ho scoperto tra le cose, no? Sfogliando alcuni miei libri, La terra desolata di Eliot, no? E ho trovato un foglio piegato, l'ho aperto e ho scoperto che era stato scritto, no? In un tragitto che mi portava da Firenze a Milano, no? Nell'estate del 2009. Nell'estate del 2009 io parlavo di quel progetto lì. L'avevo dimenticato anche questa cosa qua, sui precipitati. Ed è stato sorprendente, per me sono sorprendenti queste cose, perché effettivamente il fatto che tu quotidianamente impegni una parte della tua giornata a seminare queste possibilità, che poi dimentichi per tante ragioni, perché chiaramente, come dire, distratto dalla quotidianità, dalle cose, eccetera. Capisco che è diventato anche questo, inconsciamente è diventato un lavoro, no? La scrittura per me è diventato un modo, no? Per darmi delle chance. E quando mi si dice come parte il tuo lavoro, effettivamente parte da questi spazi minimi, intimi, no? Di riflessioni che poi si espandono, che poi prendono forma con queste cose, può essere la pittura, possono essere anche altre cose. Da qui adesso invece mi mostro. Vediamo se riesco a. Si vede? Vedete? Non lo so, sì. Si vede? Come. Ecco qua. Questo sono potenzialmente. Io ho iniziato a fare praticamente questi lavori, no? Ed erano dei lavori importantissimi per me, questa fu la prima personale quando venne appunto Pistoletto e mi disse, no? Da questo momento siamo artisti, no? Come se mi avesse dato il beneplacito di mi avesse introdotto in questo sistema. E dei lavori, come potete vedere, erano molto semplici, erano in verità il frutto di profondi studi, perché queste forme semplici in verità contenevano uno studio, soprattutto di natura filosofica, complesso, e anche di natura anche tecnica, perché per ottenere questo risultato, sia intellettualmente che fisicamente, ho speso veramente mesi di indagini, di riflessioni importanti, anche perché sono sempre convinto che se uno deve apportare qualcosa di nuovo a un momento, no, della storia dell'arte, o comunque di un particolare modo di fare arte, bisogna essere consapevoli di quanto sia stato fatto. In un certo senso potenzialmente potrebbe lontanamente, no, ricordare l'arte minimal, no, questo elemento, un elemento poi molto semplice. Hotel in verità è una base, no? Un altare, né più né meno. Posso pensare quindi anche a Manzoni, la base che sostiene il mondo, no? In questo caso la base che sostiene il mondo, sto bianco, è attraversata da questo cassetto, che è un cassetto pieno di petali si chiama, di sapone, da sapone di Marsiglia Verde. E quindi la galleria era letteralmente assediata dal profumo. No, infatti la mostra è intitolata personale, no, Percorso dal profumo. È assediata da questo profumo e questa idea di pulizia, quest'altare che una volta sosteneva qualcosa, invece adesso le sue fondamenta erano già l'idea stessa del cassetto che si sposta e del sapone ti metteva, come dire, ti dava
un avviso, come dire, no, guarda che le certezze ormai non ci sono più, ti crolla il mondo ai piedi, no? E per cui questa base non sostiene più niente, se non un invisibile, no? L'altra cosa curiosa è che questo, per fare un oggetto di questo tipo, che sembra semplice, ci vuole più di un mese di lavoro. Perché è una laccatura fatta a mano, che all'epoca lavoravo, mi raccontavo in uno studio di si chiama, di restauro, e ho conosciuto veramente i più grandi laccatori che ci sono in Italia. Ed è una tecnica antichissima, antichissima del Settecento, dove per ottenere questa levigatezza che era al tatto morbidissima, sembrava quasi un velluto, no? Non c'è manco un grafe, manco le... prendete un frigo, lo toccate, no? È talmente liscio, no? Ma quella è una laccatura industriale. Questa a mano richiede invece un processo lentissimo, ma veramente folle, perché deve iniziare, è un lavoro come di... Si ottiene quel bianco toccando, letteralmente levigando la tutta superficie, fino a far sparire qualsiasi traccia. La cosa straordinaria è che è talmente morbido come supporto, talmente al tatto sensuale, no? Che sembra quasi un animale, come dire, no? Avvenuto da una, veramente da un'altra epoca. E la cosa io ho avuto questa fortuna di lavorare con questo signore che mi ha insegnato questa tecnica, ed era chiaramente una tecnica oggi impossibile da fare. Io non so se chi sono ancora oggi capace di fare questo lavoro. La cosa che mi interessava era quella di cancellare qualsiasi traccia non soggettiva. Questo me l'ha insegnato James Libaris, è stato l'altro mio maestro, un grande artista americano, che andava in giro con un vestito dorato, l'idea, una certa idea della perfezione. Per lui mi diceva: Francesco, toccare e contaminare, no? E mi piaceva anche molto, all'epoca era molto interessante il discorso che si portava avanti intorno all'idea della espressione dell'opera d'arte, perché tutto il mio lavoro è incentrato dentro questa ricerca. Infatti lavoro il suo massimo fu quando nella stessa galleria, no? Cominciai a struccare tutta la stanza centrale, no? E cominciai a lavare le pareti con il sapone per in modo che lo stucco aveva la capacità di assorbire, no? L'essenza del sapone, perché tu entrando non vedevi niente, ma eri semplicemente ricoperto, infatti percorso dal profumo. Allora siamo... qua facciamo salti temporali spaventosi, ma... Giusto, io ho creato questo, come si chiama, questo portafoglio proprio per piano piano poi riallacciare tutti i fili, no? Che mi consentono poi di capire, o cercare di capire, come si è sviluppato il mio percorso. Questo è un lavoro esposto a Palermo, Visione della fosforescenza, è un particolare in verità, cioè un quadro, però è un particolare di un'installazione più ampia, dove inizio ad esaminare le crisi, in qualche modo, che si stavano dibattendo in quel periodo, no, in ambito filosofico. Cioè, si stava cercando di demolire, dare il colpo di grazia a questo famoso postmoderno, e per, no, capire come proseguire. Ci furono una serie di incontri anche a livello internazionale. Ferraris in modo particolare fu quello che si fece carico, un filosofo italiano, e cercarono di formare un manifesto, come si succedeva agli inizi di secolo scorso, no? Quando facevano i cosiddetti manifesti, nuovo realismo. Per cui ci fu una lotta anche tra i pittori, che intuirono che finalmente c'era la possibilità di darsi una definizione, perché il realismo lo potevi... parlo anche di questi autori, no? La Gioia, Compagnia Bella, ci hanno lavorato molto, ma loro ancora prima, gli artisti, perché già nel 2007-2008 ci fu un dibattito feroce su, come si chiama, sui vari siti, Nazione Indiana in primis. Per cui qua cominciai a fare, in questo caso c'è questa sorta di paesaggio grigio, no?
di un terremoto, c'è questa sorta di questa fosforescenza, questa idea di sacro, no? Che sembrava quasi che mettesse in allerta come dire, una destinazione, in questo caso di un popolo, perché l'immagine è tratta da un vecchio giornale degli anni 60 di un terremoto. Il terremoto di Gibellina. Comunque, vado avanti perché altrimenti non. La candela spigola. Quindi abbiamo iniziato da un bianco, una pittura, qua torniamo di noi indietro. Indietro, anche recente, nel 2007. No, olio e pigmento su tela. Ciao. Questa fu invece una mostra molto curiosa perché parlava di fantasmi, ricomposi in qualche modo un immaginario, diciamo così, legato a un ricordo di infanzia, no? Perché dove abitavo di fronte a me c'era una sorta di grande giardino, dove c'era una signora che era una specie di barbona, no? Che andava in giro con il suo codazzo di animali, cani, gatti, eccetera. Ed era una figura un po' insolita, no? Perché per il paesano era vista come una figura quasi diabolica, insomma. Infatti, quando la vedevano i genitori, non andate, eccetera. Però aveva una casa bellissima, questa signora. Aveva una casa bellissima, un giardino bellissimo, inaccessibile. Nell'incoscienza, no, meglio, nel mondo fantastico dei bambini dell'epoca, io pensavo che l'Africa fosse lì dentro. No, visto che erano sotto il parallelo di Tunisia e Algeria, dove cazzo sta l'Africa? No, ancora, non la manca a scuola. Ero convinto che lì dentro ci fossero questi animali feroci, insomma, sì. Però c'era inaccessibile questa cosa qua. Questa signora è morta e questo giardino è stato smantellato e io periodicamente, quando tornavo giù a Ispica, registravo questi cambiamenti di notte, passavo lì e una volta, per caso, un grande temporale pazzesco, mi sono fermato sotto un balcone ed avevo davanti a me questa casa, l'ex casa della signora, mai distrutta, dove stavano costruendo una, come si dice, come parassita un nuovo edificio, no? Allora da quel momento ho iniziato a registrare, tutte le volte che tornavo giù registravo questo momento, no? Il passavo di notte, fotografavo, prendevo appunti, eccetera, e vedevo che puntualmente, poi una volta per caso, ho scoperto che questa casa mutava in continuazione, non era mai la stessa. Cioè, una volta c'erano due finestre, un'altra volta c'erano quattro, un'altra volta di nuovo una, poi una porta, poi... quindi non la finivano mai. Ho detto, ma come è possibile? E nella notte l'unico punto di riferimento era un alberello, no? Due alberelli che rimanevano lì immutabili, no? Che davano senso a questo, no, scorrere del tempo e a questa mutazione. Finché ho preso coraggio e ho iniziato a indagare su questa persona. E ho scoperto le cose incredibili, intanto che era una poetessa. Viveva da sola perché aveva avuto una delusione d'amore, era stato il tramite che l'unica delle poche persone che conosceva l'inglese, per quando ci fu lo sbarco degli americani nel 1943, quella che metteva in la comunità ispicese il tramite, no? Che metteva in capo questo dialogo con questi signori, finché è vissuto in questo modo e lì ho iniziato a informare una sorta di spazio fantasmatico, quindi creai questa sorta di mostra, no? Dove indagavo su questo territorio, bambino. E questa era una stanza gialla perché ricordo che quando ero bambina avevo questa stanza gialla di casa mia, che era una stanza degli orrori per me. Adesso spiegare, non lo spiego a tutti, no? La candela sfigola, mi piaceva l'idea, infatti avevo cambiato totalmente l'impianto della Galleria di Colombo, perché avevo messo già a un metro un'altra parete, un altro ingresso, e la stanza più grande, che era stata l'ingresso, diventava sto, tutta gialla, un giallo di Zit, che era un giallo di una copertina di un disco di questo gruppo alternativo
degli anni 70 che mi piaceva molto. E ti portavano le tremende imbrighe, perché sotto, quando tu andavi sotto in questa galleria, trovavi una casa costruita dentro la galleria, tre stanze, ogni stanza aveva un colore particolare, dove dentro c'era questa registrazione, un video di questa casa che diventava un mormorio, no? Si sentiva questo respiro, l'affanno di questa signora, come se fosse un fantasma, no? E per cui era molto, molto strano come mostra, molto. Poi anche lì formai un racconto intitolato Privato, dove la protagonista era lei, raccontava la sua vita, no? E lavorava anche su un'idea di finzione, in realtà, perché era riuscito a trovare le sue poesie, pubblicarle, eccetera. Però anche in questo caso, tutto sommato, c'è un eco di quel bianco iniziale, di questa spoliazione, no? Qua diventa veramente una sorta di abitacolo di pensiero. La candela spigola, in verità, era un verso di, si chiama, di Dino Campana, no? Che era una sorta di allarme. Mi piaceva anche l'idea che tu potessi raccoglierti in questo spazio, no? Cosa che pochi intuirono, infatti molti entravano e andavano dritto, neanche si fermavano. In questo spazio, che per me però era veramente importante, perché era il luogo in qualche modo di incubazione, era un modo, infatti era quasi buia, aveva questo riflesso, questo riverbero di colore addosso, che voleva consentirti nel suo giallo, nel suo disturbo, no? Di crearti una piccola tensione. E la candela spigola, mi piaceva l'idea che potessi ricondurti al pensiero a una sorta di intimità. Guarda avanti e tutto ciò che ami svanirà. Questo è un altro episodio di una mostra fatta a Modica, in questo caso uno dei miei quadri famosi, tra virgolette, in queste processioni, in questo caso è una caduta. Le processioni e c'è quel neon di lato dove c'è la scritta che è come un'urgenza, dice uscite, uscite, stiamo per chiudere. L'uomo stella è un lavoro che parla della mitologia, insomma. E ho fatto anche un lavoro molto sui localismi, no? Anche questa cosa è stata spesso non compresa, perché spesso hanno tradotto questo impegno come una sorta di folklore, non capendo che invece era una tradizione che in qualche modo formava una sorta di quando spiego questo. Allora, scusate, ecco. Ecco, infatti scrivo, il cavallo addobbato a festa con un giovane cavaliere sopra si mostra fiero. Siamo a Scicli in Sicilia, un'opera equestre quasi, imponente, un monumento questo delle diversità, delle piccole cose, di quartiere quasi, ma la festa responsabile è mito in una società primitiva, vale a dire nella sua originale forma viva, inaudita oggi, e il folklore sempre incompreso qui viene mostrato in tutto il suo rigoglioso orgoglio come una macchina mitologica. Ora, anche qui, no, gli equivoci. Quando uno vede questa cosa, cioè, il pittore di paese, colpifero, perché anche dalle cose che ho letto, no, si capisce che c'è invece un lavoro serio intorno. Ieri vi dicevo, ma avete fatto una cosa con Franco Arminio, no? Che credevo che aveste fatto un intervento, ho letto male comunque, che è un paesologo dell'Irpinia che sta facendo un lavoro di questo tipo. Sono narratori che stanno da una vita e fanno questo lavoro. Citati è un altro. Ed è un lavoro che adesso scoprono, Citati da una vita che lavora intorno a queste cose.
però solo adesso scoprono. Tutte queste cose, se ne parlo con un curatore, con un clinico, non sanno niente, niente. Per questo dico, è difficile spiegare un lavoro di questa natura, soprattutto quando ti servi dell'immagine in modo così prepotente, l'immagine della pittura. No? Questo è il neon che ci dice di uscire recentemente. Ecco, i disegni dell'ascesa. I disegni dell'ascesa erano delle preghiere, no? In questo caso era un semplice esercizio che faceva mio nipote all'Istituto d'Arte, no? E quando vidi questa cosa stavo leggendo effettivamente delle poesie. Anche perché stavo preparando una mostra volevo essere sulla famiglia, no? E quindi partivo dall'idea della anche lì come tanti progetti falliti l'idea di mi piaceva l'idea di inaugurare la mostra con una sorta di presepe, no? Quindi proprio formare un'idea di famiglia, no? Così intesa che ci abbracciamo da sempre la famiglia cristiana, insomma, anche perché anche lì c'è una forma di riflessione intorno alla pittura, perché il primo approccio che ho avuto con la pittura è stato con le famiglie cristiane che ci hanno appese sopra i letti dei nonni, no? Per cui mi ricordo la prima immagine pittorica era quella lì, la famiglia cristiana. Per cui mi piaceva l'idea, no, di informare questa possibilità lavorando in senso lato, ma ancora una volta pensando a una sorta di natività, ma perché di questo parliamo quando si parla di famiglia cristiana, la Madonna, San Giuseppe, il bambinello, per cui mi piaceva l'idea di esporre un presepe vivente in galleria. Non fu possibile, ma cazzo vendiamo, si vende in cazzo, sono le cose dei galleristi, perché vendono le patate bollenti, e sta di fatto che a un certo punto cominciai a fare come una sorta di esercizio questi disegni, no, che alludono a questa forma, essendo quasi i grani di un rosario, no? Ed erano tantissimi incorniciati, formavano letteralmente dei luoghi veramente dove tu quasi ti congiungevi le mani a pregare, anche perché poi li facevano parte, sono tutti elementi di installazione quello che stiamo vedendo. Non sono semplicemente dei quadri, quello è un ritaglio, sono semplicemente la maggior parte dei casi, anche questo, no? Fantasmi e Malinconia era un lavoro che ho fatto sugli attraversamenti, questi luoghi dove mi ponevano le domande, no? Cosa rimarrà dell'immagine, no? Cosa rimarrà di noi, no? E allora ho iniziato a fare tutto un lavoro sui fantasmi come presenza, no? Di attraversamenti, di luoghi, generalmente sulle cose che ci rimangono. Qua se ci fate caso, a un certo punto sul lato destro, dove c'è l'infisso, si vede una cosa rossa che sale su, no? Non so se vedete, c'è una cosa come una traccia rossa che parte dal pavimento. Ops, aiuto. Parte dal pavimento, vedete, e sale, va come se si arrampicasse. Quello è un battista, è un battista dipinto, che è un battista preso da un'incisione di Ensor, che è diventato per me un elemento fondativo, che ho ripetuto in questa serie di lavori dove raccontavo di questi fantasmi, di queste presenze, queste illusioni all'invisibile, all'irrazionale, che poi cancellavo, no? Mi piaceva questo gesto fondativo, no? Che c'era questo battista che ti dà il culo letteralmente, no? Perché è anche il Cristo, se vedete quell'incisione di Enzo, è quasi blasfema, perché sia il Cristo veramente ti mostra in primo piano sto sedere. E mi piaceva molto il fatto che comunque che quell'atto d'esordio, no? Quell'atto che ti mettesse in una condizione di comprenderti, no? Come possibile. Comunque,
fantasmi. Ecco, questo è un altro lavoro, quindi capite, c'è pittura, ci sono anche altre cose. In questa casa c'è questa gabbia vuota, svuotata di un gallo, no? Che poi è dipinto invece con le patate a forno. In verità è un progetto anche questo mancato, perché già nel 2001 volevo esporre una galleria nei galli da combattimento. C'è un gallo da combattimento molto particolare, il primo progetto iniziale. Chiaramente tu potevi guardare da fuori, no? Questo spazio. E questo gallo da combattimento difende un po', voleva difendersi, no, le penne, perché poi a parete volevo dipingere, no? Esporre il gallo arrosto, no? Con le patate. Per cui, mi piaceva anche che il gallo fosse potenzialmente anche il pittore, no? Il gallo da combattimento è un gallo bellissimo, coloratissimo, no? È molto, se lo vedi, è... si dà delle arie, no? Per cui il fatto che quel gallo potesse essere potenzialmente un pittore mi piaceva molto. Mi piaceva molto anche questa allusione al pollo, no? Spennato, no? E messo, no? Poi arrostito, insomma. E pertanto mi piaceva molto anche l'idea di come questo gioco di colore, no? Come questo elemento vivo, no? Potenzialmente si mettesse, facesse carico un po' come è successo poi alla fine, no? La pittura ha bisogno di un quadro, di una parete da difendere, no? È la stessa cosa, no? Il gallo cercava in qualche modo di difendere se stesso per non fare quella fine. Questo è stato anche un altro sforzo che il pittore si è fatto, no? Col tempo. In questo caso anche qua non è stato possibile, che richiedeva un'attenzione, cioè adesso siamo tutti molto sensibili a mostrare gli animali, eccetera, per cui c'erano problemi anche di natura, legale, sì, perché... E allora ho pensato, vabbè, costruisco la gabbia, no? Costruisco la gabbia, che anche quella mi dispiaceva, diventa una sorta di scultura, no? Poi peraltro anche molto elegante, no? Diventa una sorta di monumento, una sorta di capo, che spesso siamo noi ad avere questa gabbia in testa, insomma. Per cui era anche molto fastidiosa come elemento imponente, ma insomma, anche questo fa parte del mio percorso. Pensa cos'è questo il punto. Pensa cos'è questo il punto. Ho uno dei miei quadri, l'ho adottato i neon erano diventati una sorta di titoli, diventavano vere e proprie vetrine, no? Questi quadri, questo è un quadro grandissimo, dei più grandi che ho fatto, ed è una... Cos'è? Niente, sono delle pale di fico d'India con i residui di cacca, di paglia e con quest'oca. E tu dici, in questa foresta di come si chiama? Di pale di fichi d'India, no? Uno ci si perde, grande il quadro, ci si perde e ti si chiede, ma cazzo è sta cosa? Pensa cos'è, ti dice il titolo, ti invita. Ecco, anche lì noi siamo sempre ossessionati dall'idea che bisogna necessariamente conoscere le cose, altrimenti non abbiamo pace, no? Bisogna sempre dare un senso alle cose, quando poi alla fine anche le cose più elementari hanno un senso già di per sé d'essere. Alla fine, se lo guardi attentamente, visto che lavoro molto sulla Sicilia, tanto hanno visto in quella cosa giallo l'Etna, addirittura si sono inventate anche questa cosa. Per dire, siccome ho dato l'input, pensa cos'è, questo è il punto, hanno iniziato a interrogarsi sulla possibilità, cercando di capire perché c'è un'oca lì, no? Perché c'è quella monnezza, cos'è questa tenebra, no? Che si... No?
intravede in questi grossi, queste grosse pale di figurine. In verità è quello che vedi, null'altro. Un'immagine che ho visto, mi piaceva, ho registrato e ho dipinto. Capito? Perché la pittura può essere anche questa, la navigazione stessa dell'immagine. Eccolo, questo sono i precipitati che vi raccontavo prima. Forse un po' sfocata. E sono queste lapidi, lo spolvero che ho presentato anche adesso a Bologna, lapidi segnati con, anziché dai nomi, da questi numeri, no? Che poi vedremo in un altro momento. Questo è il reale, quando si parlava di questa crisi del reale postmoderno, esposto a Palermo, avevo creato queste grandi installazioni, 5 quadri, 5 saggi veri e propri sul reale. Ogni saggio era spiegato su dei fogli dove c'erano queste sedie dove tu ti potevi accomodare, no? E in base alla vicinanza potevi anche avere una percezione diversa, perché avevo usato le stesse sedie che avevo usato per dipingere quel quadro, per cui invitavo te a sederti, no? E come secondo le tue sensibilità a leggere eventualmente un saggio, no? In questo caso esposto davanti ai quadri. Ecco, questo, ed ecco Vigilarmi, era la famosa casa, il video della casa di questa signora. Vedete l'ingresso? No? Questa è una stanza creata dentro la galleria, ho creato 3 stanze con degli ingressi diversi. In questo caso nella stanza centrale c'era questo video, c'era questo mormorio, questo anzimare notturno, questa casa gialla, no? Sembrava quasi liquida, si muoveva lentamente, e questo affanno, questo respiro affannoso ti mette in una condizione veramente straniante, inquietante. E c'erano questi accessi, in questo caso era buio, sentivi questo, anche l'arco d'ingresso, e le altre due c'era una stanza che era un po' sull'ocra dorato e una terza che era tutta rossa. Di sera era straordinario perché le lingue colorate si affacciavano in questo corridoio, nella parte spoglia della galleria. Quindi erano come delle bocche, no, che ti chiamavano, ti invitavano a entrare effettivamente dentro un territorio fantasmatico. Paesaggio con nuvole rosa. Mi ricorda un po', se l'avete letto, La strada di Cormac McCarthy, no? Questo paesaggio di fine tempo, c'è questo cielo che sembra sciogliersi, ma questo è dal vivo, è sicuro che è una... signor quadro, e questa sempre tornando al reale, io c'ero, è una performance. Io per 3 mesi ho questo lavoro continuo, quotidiano, che vi ho detto, scrivevo questa pagina poi puntualmente la sera la scrivo a questa ragazza, che è un'attrice, questa qua, vestita di nero, perché io lavoravo su quel progetto. Lei tutti i giorni riceveva queste email che, no, registrava. La sera dell'inaugurazione, senza che nessuno sapeva niente, si vedeva questa figura che si avvicinava vicino a te, il pubblico, come un confessionale, e ti diceva: guardate che qua l'artista quel giorno ha pensato questa cosa. E quelli rimanevano un po' così, poi si ascoltavano, si lasciavano trasportare. E io c'era, come ti dire, ti indicava che tu in quel momento diventavi testimone, no? Di un evento. E anche del mio evento, perché nel momento in cui comprendo queste cose, le registro, l'ho detto quotidianamente, e spesso queste riflessioni nessuno viene a sapere, a meno che, tipo in questo caso, io non li delegassi a qualcuno e questo qualcuno poi li recitasse in modo discreto, quasi confessionale. Lei si avvicinava, vestita così, in nero, no? E ti raccontava, no? Ti raccontava queste storie. E chiaramente la gente era, non potete capire, rapita da questa cosa. Gli anni luce, anche questo budello di galleria, in questo caso avevo fatto un lavoro sempre sull'infanzia, no? Sulla possibilità di dare spazio. In questo caso è il suo bambino che cura questa stella, ma non era tanto questo il discorso in quella mostra. In questa mostra c'è un elemento presente che faceva di questo spazio una scultura. Praticamente era lo spazio totalmente assorbito da una presenza sonora prepotente. L'ho fatto scrivere da un compositore di musica contemporanea, Diego Dall'Osto, una sinfonia
quindi con i tempi tipici della sinfonia, no? Fatta anziché con gli strumenti, con le voci di bambini, no? Elettronicamente poi, no? Montate, perché c'era proprio i tipici, l'andante, c'era lo scherzo, eccetera, eccetera, tutto fatto con voci di bambini. E ci sono degli sprazzi straordinari, per esempio il coro di bambini piangenti. Per cui tu entravi in questa galleria e ti sentivi questo mormorio assurdo, no? di bambini che sembravano che zampillassero queste voci. Era un momento curioso, anche questo Munchen. Sono dei emigrati a Monaco, no? Tutti siciliani, c'è anche mio papà. E ho dipinto dietro di loro un famoso quadro di Picasso, no? E mi sono detto, perché non far godere a questi poveri cristi, no, anche di questa possibilità? Per me erano dei giochi, queste qua erano delle vere e proprie operette morali. Stele e la pittura, parlavo prima della bambina, in questo caso mi piaceva molto questa volta di bambina, che è una nipote, dove ho tolto l'occhio, questa è una citazione di Rilke, dove da una parte c'è questa bambina che ti guarda in avanti, dall'altra quindi ha una vita, ma ha già una vita già segnata, perché ha un occhio orbo, l'occhio orbo in verità è l'occhio che vede già altrove, no? È un occhio che scruta le anime morte in qualche modo. E questo è stato un lavoro censurato più volte, tant'è vero che veramente lo pubblico, a parte anche dai genitori della Bibbia, perché non è così lei. Ho promesso a lei che lo mostrerò quando avrà compiuto i 18 anni. E questa per me è la pittura, stele, è effettivamente una... è questa possibilità, da una parte c'è una bellezza davanti, dall'altra c'è anche qualcosa di sinistro. Io sono un artista concettuale, vi parlavo stamattina, no, in questo video, mia nonna, no? L'americana, invita tutti, andate tutti a Oklahoma, diventerete tutti artisti, no? E lui esordisce questo sorriso magnifico, ah, io sono un artista concettuale. Autoritratto postumiano e paillette. Queste sono le mie ultime cose. In verità queste cose sono dei funerali, sono tutti i funerali di Francesco Lauretta, sono piccolissimi. Una volta esibiti questi funerali diventano altro, sono delle ricostruzioni, delle rifondazioni, no? Diventano degli autoritratti, no? Quindi hanno un processo stranissimo queste rifondazioni, sono delle risurrezioni vere e proprie. Con paillette perché c'è del ludico dentro, l'idea della fine di questo percorso. Qua parlo di pittura, non sono io o il funerale. Ancora una volta qua c'è un'allusione sulla possibilità stessa della pittura, come si può rifondare, no, questo medio. E sto facendo anche questo in particolare, chiaramente, del mio percorso. Questi sono quelli che abbiamo visto prima sul video, gli autoritratti postumiani. Questo è un altro elemento, ma siamo sulle cose più recenti. Questi scocci, ho detto, sono questi depositi che diventano motivo, no, per diventare qualcos'altro. Fontana, anche questo, un quadro astratto, in verità ci sono degli elementi riconoscibili, no? Esercizio 1. Questo... ancora una volta l'uomo e la natura, no? Visto che in questo caso sono io, ma non ha importanza, no? Dominato, letteralmente colpito questo raggio di sole, dominato dalla natura. Mi piaceva molto l'idea, questo è un grande quadro, poi quando l'ho dipinto ho fatto uno sforzo particolare, perché nel momento in cui mi sono messo a dipingere ho pensato, volevo dipingere l'aria, non tanto il soggetto, è stato faticosissimo, infatti è stato uno dei quadri più lunghi che aveva, perché è stato costruito letteralmente
con delle velature tecnicamente, con l'oro, no? Quindi con gli argenti, fino ad ottenere queste lucidità, come dire, queste violenze, no? Di luce straordinarie. E questi sono gli esercizi di equilibrio, sono queste guerre d'amore, come le ho definite, no? Sono questi pastelli, no? Dove c'è tutta la storia del disegno, perché c'è la storia del segno e del disegno, dal 300 fino all'attuale. Quindi c'è il segno quattrocentesco, cinquecentesco, fino al segno del pittore, dello scultore, no? Quello accademico, quello anche, come dire, il fumetto, c'è tutta la storia del disegno, dove in questa occasione delle grandi visioni, delle cosmogonie, delle resurrezioni. E nelle resurrezioni in questo caso i corpi davano, si fottevano tra di loro, infatti ci sono tanti no, elementi, come dire, no, genitali, no? Di tutti i tipi, no? Che non sono volgari, sono semplicemente barocchi. A me piaceva appunto dare una visione barocca di questa resurrezione, pensare alle grandi pitture del Settecento, agli affreschi li vedevi dal basso. Tanti mi hanno rimproverato, ma è impossibile vederli, no, da basso, no? Perché erano tutti curiosi di vedere dal vivo, cioè da avere un contatto, no? Per capire come fossero state realizzate. Un lavoro folle, questo qua, perché un lavoro che è molto più complicato dei quadri, perché nel momento in cui lavoravo con il pastello, lavorando con il palmo della mano, cancellavo tutto. Per cui era sempre un lavoro di deposizione, e quindi era un lavoro rifondativo, in continuazione, cioè no, dovevo riprendere o disegnarci sopra ancora, perché si sono sedimentati ci sono veramente delle cose invisibili, no? Appena ormai visibili, proprio per questo motivo. Però sono venute fuori queste campiture, queste sfumature veramente, che sono l'allucinazione. In questo ho impiegato 4 mesi per fare questo lavoro, per esempio. Non lo farei mai più. E questa è la nonna, però dipinta, in questo caso, anche qua 10 anni di lavoro, perché lì è stato fatto un lavoro veramente era un gesto d'amore, era una carezza che quotidianamente si depositava su mia nonna, e ho fatto questi buchi, sono questi buchi dorati, no? È come se mi consentisse, mi proiettasse in una condizione temporale diversa rispetto all'immagine, no? Che in bianco e nero chiaramente riconduce a un momento ben preciso. In verità qui l'ambizione era di formare in lei, era una sorta di madre ciocca, no? Come se cogliesse tutti, diventata una sorta di simbolo nell'esposizione che ho poi fatto a Palermo. Questo è un episodio di queste mie performance dove chiedo alla gente di distendersi, no? Di simulare la propria morte, e facevo questi ritratti. In questo caso ho solo questa immagine dove c'è questa ragazza che ha a Porto Cesareo, a casa di Presiccia. Reggo un confiori, anche qua c'è tutto un lavoro lunghissimo per capire cosa è diventata la pittura di genere, perché sono arrivato a questa forma, il quadro, classico quadro con fiori, no? Vaso con fiori. E allora ho cancellato la pittura e ho messo il fiore poi, come elemento vivo, no? Vitale, togliendo tutti i colori, a parte quell'episodio rosso, e sono dei fiori che su delle, come si chiamano, delle provette, no? Innaffiate in continuazione, possono stare tranquillamente anche un mese. Il quadro con fiori mi piaceva l'idea di superare, no? Questa idea dei requiem della pittura, o comunque della pittura in quanto genere, e dare forma diversa, anche se in verità poi mi sono reso conto, qui lo spazio era limitato, ho dovuto raccogliere tutti insieme questi elementi fatti a Vittoria. Poi in verità mi rendevo conto che diventava anche questa una sorta di lapide, no? A qualcosa anche questo di sinistro. Ma capite che tutti i gesti, no?
girano intorno, se fai caso, al medium della pittura. Anche le forme più estreme, qua beh, si parlava prima di questo letto, di questi 120 quadri, e queste stelle, ho fatto più versioni di questa bambina. La prima è quella con l'occhio orbo, la seconda era questa qui, con macerie, esposta a Palermo, in questo palazzo magnifico, in un angolo della stanza dove c'erano queste macerie. Ho dipinto la stessa bambina che avete visto precedentemente e poi con un grumo di colore ho cancellato, ho fatto uno sbrego, no? Letteralmente. È venuto fuori questa sorta di fantasma che poi ho risolto nella terza versione, che è quella lì che avete visto prima nel video, in questa specie di cella buia. La bocca è un episodio sempre della di questi esercizi di equilibrio che si sposta a Palermo. In questo caso diventa una scultura o sipario, no? La bocca apre, ti invita a entrare, no? In un paese delle meraviglie, è tutto un disegno. Di lato vedete che non ci sono quegli esercizi di equilibrio, sono i disegni che avevamo visto prima. Qua abbiamo il re con Confiori, questo è un autoritratto che accompagna, diciamo così, gli episodi di questi funerali a Paillette, no? Che poi riprendo faccio risorgere con questi autoritratti. Questo è il quadro nero, in questo caso c'è il riflesso, la mattanza, dove sei tu, creazione. E questo è l'ingresso della gamma. È una parete di 12 metri. Come vedete sono tutti quadri astratti, potenzialmente astratti. In verità sono degli esercizi spirituali. E anche qui abbiamo... è stato complicato trovare queste soluzioni. È stato complicato comprendere, no, anche la soluzione geometrica da dare a questi elementi. Proprio per il motivo che dicevo prima del primo intervento, quando parlo di Otello nella scultura bianca, perché se tu vuoi apportare comunque un segnale, no, a quei millimetri famosi cui dicevo prima, al medium, devi conoscere quello che è successo. Ho dovuto fare anche qua degli studi spaventosi per capire come potessi risolvere anche questo tipo di pittura. La parte centrale c'è quel triangolo giallo che viene su, ci sono dei nastrini, no, di raso, che sono i classici nastrini che mettono quando nascono, c'è un nascituro, mettono qualcosa con questi nastrini. È tutta un'opera dei sordi, anche questo ocra non si capisce bene cos'è, no? È un colore indefinito, molto studiato, e quando feci realizzare questo colore, c'è il colorificio, il tipo non voleva darmelo. Dice, ma perché fa schifo, mi dice, ma io voglio quello. Non è stato possibile, ho dovuto combattere per avere quel colore lì. Per esempio, quel triangolo giallo è un triangolo formato da tre gialli, anche quelli studiati. Ho dovuto studiare l'astrazione e certi artisti che hanno lavorato intorno a queste forme a colore. Per cui ogni colore è stato pensato in particolare, no? È stato complicatissimo. Per me è molto più complicato lavorare su questa parete anziché su esercizio numero uno, che è quello dell'uomo nella natura. Perché lì sapevo come trasfigurare quell'elemento, qua invece ho dovuto letteralmente, un po' come Fontana non è che si metteva lì, faceva il taglio e buonanotte, era un atto di coraggio responsabile che non sempre riusciva. Pertanto è stato, per esempio, la carta più piccola, quel quadratino, sono delle gocce d'oro. Qua non si vede chiaramente perché. Ma anche per fare quell'oro lì, non avete idea di quanta carta ho dovuto consumare, perché volevo ottenere quel risultato lì. Poteva essere il giallo normale, il triangolo. No, volevo quei gialli lì, anche lì ho dovuto buttare un sacco di carta. E così via.
esercizi spirituali perché mi hanno impegnato tantissimo anche lì, no? Perché io, anche qua c'è un lavoro sul silenzio, eccetera, che poi ho spiegato. Questa è la passeggiata, il funerale di Francesco, ecco, la madreperla, e questo è un altro lavoro denso che faccio. Visto che scrivo sempre, in questi due libretti ho raccolto dei racconti, no? Scritti con due lingue diverse, la maschile e la femminile. Quella diventava una sorta di letto d'amore, davanti c'era la nonna dipinta. Per cui Perla, abbiamo la parte maschile, anche qua c'è questo gioco con, come abbiamo visto nei disegni degli esercizi di equilibrio, rossi e blu, anche questo c'è, vedete, c'è il gioco, il blu con il rosso, la madre, il rosso con il blu, la perla, insomma. E sono tutti pubblicati in una casa editrice, e sono rigorosamente una sola copia, perché ho voluto che quel libro, perché un unico libro, diventasse, no? Visto che abbiamo la riproduciamo tutto all'infinito, ho detto no, voglio, no, che sia solamente pubblicata una sola copia, no? Anziché questa casa editrice, peraltro molto bella, di La Sinopia di Venezia, pubblicano solo poesia, mi ha fatto grazie a Dio questo regalo. E dentro c'era sta ragazza, la musa, l'esercizio della musa, che era lì su questo piedistallo, quindi ricordate il piedistallo iniziale tutto bianco, in questo caso quei 30 centimetri te li devi sudare faticosamente con l'esercizio. In questo caso c'era lei che si esercitava, e ho detto sta parrucca, che poi ho messo anch'io per un po' per invidia. E lei era lì, e la cosa sorprendente è che c'era una musica diffusa molto, secondo me, straordinaria. Si sentiva una voce femminile, no, che raccontava gli esercizi di questa musa, e c'erano questi suoni che erano suoni veramente dorati, sembrava quasi dei zampilli d'oro. Perché una mattina ero vado in Finlandia, in Toscana, in campagna, ho sentito delle campane. Allora ho chiamato subito questo ragazzo, che è un produttore di musica rock, però è un grande fonico. Questo faceva i concerti, per dirvi, con Battiato, quando faceva il periodo di musica elettronica, no? Ai primi anni 70, ha lavorato poi con cantanti affermati, adesso vive da solo in modo come un pazzo, però ha una sensibilità unica, un genio veramente. Gli ho fatto comporre una musica, gli ho detto, guarda, gli ho raccontato cosa volevo, e lui mi ha creato una musica straordinaria, perché tu quando entravi in questo spazio in bianco è come entrare in un mondo delle meraviglie. Avevo questo sipario d'ingresso, questi quadri, questi disegni svolazzanti, e sta musica che era come entrare in un circo, no? Qui è ancora la nonna, Oklahoma, si muoveva tutto, questa musica sembrava zampillante, c'erano organi, campane, questa voce che ti chiamava gli esercizi della musa, lei che si affanava con questi manubri, no? Bellissima. Quadro, eccetera. Questo è sempre un episodio, vedete la disposizione dei disegni. Qua torniamo alla mattanza. Ecco, questa è l'installazione dove c'erano i due libretti, la nonna. E quella scritta che dice... adesso mi ricordo, c'è questa frase che prendevo la fatica di salire e scendere per il paese con una sorta di benedizione. Anche quella scritta a mano, rigorosamente a mano, ti dava già l'idea del viaggio, ti dava comunque l'idea di qualcosa che si mette in moto e qualcosa che ti induce in qualche modo alla riflessione e all'esercizio, anche questo, una sorta di esercizio, anche tutto sommato ti invitava, no? Ad aprirti, no? Cognitivamente verso le cose, in questo caso il paesaggio, però diventava sì il paesaggio, qualsiasi tipo di paesaggio, ma l'ambiente circostante. Qua è la bambina, qua c'è sempre l'episodio della stanza resurrettiva, perché poi avevo affidato queste tre grandi stanze. All'inizio avete visto dove c'erano gli esercizi spirituali, la seconda dove c'era la nonna, la terza questa è la mostra palermitana. A tre poeti, no? Quindi non ho
chiamato curatori, ho chiamato solo tre poeti e ho affidato il progetto di ogni stanza a ogni poeta in modo tale che loro potessero partecipare intervenendo con un breve testo che non fosse la spiegazione del lavoro in mostra, ma fosse in qualche modo una spezia, qualcosa di creativo che si aggiungesse, no? all'opera, in questo caso, no, esposta. E questi tre hanno fatto un lavoro straordinario che poi ho risolto mettendo in mostra il papiro di questo piccolo testo con dei rasi particolari. All'ingresso c'erano dei rasi marron bellissimi, la stanza centrale erano i rasi bianchi, in questa stanza scritto con due colori, rosso e blu, con i rasi rossi. Questi sono i funerali Paglietta, sono sempre i funerali, i miei funerali, Francesco Lauretta, in realtà è mio nonno, e questa è la morte, no? Il particolare della passeggiata esposta. E qui finisce il racconto veloce, dov'è? Ups. Della... Allora, Francesco Lauretta, però vediamo se c'è qualcos'altro. Sì, dimmi. Foto per Palagiano. Ecco, qua ci sono altre cose, poi ci sono... Li vediamo velocemente. Siete stanchi? Ci fermiamo? Mostro questo velocemente e ci fermiamo un attimo. Aspetta. Come funziona? Come si va ad andare avanti? Questo? No. No. Qua siamo arrivati e questo è un altro. Questo è divertente, è abracadabra, sembra un mistero, un contadino che sta sulle gradinate di Caltagirone. No? Sembra che ci devono passare solo quelli fighi, no? Anche io contadino, perché non posso vivere da protagonista questo. Ecco, questo è un altro elemento, no, che dicevo prima, in questo caso è una sorta di sofà che tu entravi da una parte e non vedevi il cassetto perché insomma, da una parte, no, però sentivi questo profumo e questo è venuto fuori dal lavoro che avevo fatto sulla, come si chiama, sulla Ludovica Albertoni del Bernini, quindi sono partito da una forma prepotentemente, diciamo così, barocca per asciugarla e fare di questo letto un letto, no? Immacolato, anche se poi quel cassetto ti creava un fastidio. E questo è, per esempio, era l'ingresso inizialmente del progetto della mostra di Palermo, dove c'è quella parete lunga, no? Arancione con quelle carte. In verità inizialmente doveva esserci questa immagine con accanto una visione di fuochi d'artificio muti. E questo è un quadro. Questo è un quadro di quel ragazzo che nel video dice non so, faccio l'accademia ma non so un cazzo. E quell'artista, il giovane artista, faceva l'accademia. Lei, la sua compagna, fece le foto, sembrano degli Adamo ed Eva, non potenzialmente contemporanei. Perché lì erano in campagna da Ispica, a casa loro, e fu il giorno quando gli dissi, loro chiesero il mio consiglio come fare per continuare a fare l'artista e dissi di andare a Bruxelles, no? Per cui loro partirono effettivamente e feci lo studio sugli emigrati, per cui titolai questo quadro gli emigrati, no? La cosa è, ironizzavo ieri sul fatto che lei conoscesse quattro lingue, dice ma che cazzo ci fai in Sicilia, con chi parli quattro lingue, ma non esiste, deve andare via. Adesso vi ho detto, sono andati poi da Bruxelles a Shanghai e sono appena tornati di nuovo in Italia, a Catania. Questo è un quadro, sono fatto un mazzo così, scusate, per farlo, che un quadro non esiste più. Perché una volta finito, una volta compreso che mi ossessionavo quella parete così formata, ho detto bene, non mi interessa più questo quadro, l'ho distrutto, cioè non esiste più. Esiste solo questo documento.
Questo per dire anche che tipo di relazione ho con la pittura. Sembra una bestemmia, dopo un lavoro fatto così, perché mi ero detto io lì devo fare 4 quadri, ma che siano straordinari. Sono riuscito a comporne solo 2, infatti sono incazzati i palermitani perché pensavo a una mostra di pittura, e detto, ah, ma sei arrivato qua, non ci ho mostrato un cazzo, solo 2 quadri, non ha senso. Ecco, questo è il terzo, e quando lo dico, si mangiano le mani, perché mi dicono, ma com'è possibile? Era anche un quadro grande, perché era 2,20 m per 1,80 m. Quindi c'è stato tanto lavoro, circa 3 mesi di lavoro. Questa è la famosa palla che poi vi racconterò dopo di Gabriele Orozco, che è un intervento che ha fatto nel mondo, no? Che ha fatto girare questa plastilina, finché è diventata grossa e pesante con quanto il suo, come si dice? Sì, peso 76 kg, 75 o 75 kg di palla, l'ha fatta girare dappertutto, ma ne parleremo più dopo. Questo è sempre un autoritratto, questo è un altro elemento di quelli laccati, una sorta di porta dove apposta la maniglia c'era il suo cassetto vuoto, per cui potevi, messa nello spazio, diventava strano, questa porta diventava quasi invisibile, no? Proprio perché questo piccolo cassetto che ti introduceva dall'altra parte, però questa porta la potevi aggirare, diventava veramente curiosa, infatti intitolata Ouverture, sempre fatta con questa sorta di laccatura, no? Complicatissima, e in genere ci volevano quasi 10 giorni per lato, quindi se una scultura fatta di 4 lati, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, capite perché ci voleva tutto quel tempo per fare un'operazione. Questa è una delle prime mostre di pittura che ho fatto, dove presi delle immagini più disparate, fu un episodio in verità, nel 97 feci questa mostra, da lì fu un primo tentativo, però volevo essere l'unico, mostra intitolata Reliquia, dove presi diverse immagini, c'era quest'idea di accompagnare le immagini sacre della chiesa famosissima a Torino della Consolazione, no? Con questi ex voto, piena migliaia di ex voto. Per cui c'era questa allusione un po' sacrale, infatti ci sono queste, come si chiamano, queste mensole di ferro, no? Sono svuotate tutti i quadri, che sono quadri osceni e non anche sacri, appiccicati alla parete. Su questi quadri ci ho fatto di tutto. Ci ho fatto, perché erano lavati, ci ho pisciato, ci ho cagato, ci ho fatto veramente di tutto. E fu una mostra che fu censurata, perché a un certo punto si vede qua, non si vede, c'era il Papa nudo, Hitler che accarezzava i bambini, c'era veramente blasfema per certi aspetti, molto violenta. E questa è l'altra sala, sempre di questa mostra. E fu il primo tentativo, volesse essere l'ultimo anche tentativo dove volevo fare il pittore, cioè compresi la pittura come una sorta di reliquia. Poi ci successero anche dei fatti anche abbastanza traumatici in questa mostra, a parte l'episodio dell'inaugurazione, tristissima, perché questa mostra che fu fortemente voluta dai galleristi, in verità poi la sera dell'inaugurazione non vennero, perché pensavano che io avessi proponessi un certo tipo di prodotto, ma quando scoprirono che ci avevo pisciato, ci avevo fatto tutte quelle cose, no? Ci rimasero malissimo. No? Per quella sera di inaugurazione mi lasciarono da solo lì, praticamente. E fu veramente una giornata tristissima, che non vi racconto, anche perché poi durante l'esposizione ci andava sempre un ragazzo, io lavoravo, facevo il restauratore, era a Premadio, quel posto abbandonato dagli dèi. E mi raccontavano di questo ragazzo che poi andava tutti i pomeriggi e si sedeva in mezzo e contemplava questa lavora, ore in queste due stanze, in questa e nell'altra, e poi fece una fine tragica, ricordando in questa fine il mio nome, ringraziandomi per questa cosa qua. È stata una mostra, come capirete, abbastanza triste e tosta. Brillante qua nel pieno fulgore della mia carriera di pittore, proprio anche questa, la patetica, no? Ispica vista dall'alto, questa figura non si capisce dove sta, dove è messa, no? Perché se
nel cielo, ma c'è quello che mi intervista con il microfono. E questi furono lavori totalmente ignorati con il design. Questi sono sempre questi ritratti resurrettivi fatti sopra questi funerali. Questo è il quadro della processione della caduta che si vedeva da lontano nella mostra Modicana. Bellissimo quadro, secondo me. Esposto poi alla Biennale, esposto a 7 metri d'altezza. È 2 metri e 75 per 2 metri e 20. Quindi impegnativo. C'è tutta la zona bassa, no? che è dipinta in modo, ma non perché l'ho fatta io, ma veramente miracoloso. Ci sono dei momenti, ma io non sono veloce a fare queste cose. Cioè non i disegni no, mi chiedono, io questo qua ci ho impiegato manco un mese. Questo è Cattelan, bla 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 bla. Qua era già morto. E questo è un episodio, era come se mi comparisse da morto, no? È come se si affacciasse, infatti era una dimensione reale. Quel verde dietro è un verde improbabile, qua la foto non si capisce. Poi è talmente brillante questa luce che lui emana, questo giallo, fastidiosissima. E fu prima, un mese prima che lui morisse, io ero in macchina, non mi è fermato. Ciccio, dammi i soldi per comprare il fumo, e ha dato 10 euro. La condizione di faccio una foto, gli ho fatto una foto, e lui è appoggiato sulla finestrina della macchina. E poi un mese dopo, quando è morto, ho voluto fare un omaggio. Ho voluto fare un omaggio, è come se si affacciasse dall'altro mondo e ci guardasse. La cosa bellissima sono questi occhi, se li vede da vivo, cioè, sono tenerissimi. Lui era veramente lo scemo del villaggio. A parte nella figura, quando fa il verso, si capisce che è un insolito. Perché aveva dei tic spaventosi, non so, vi ricorderete, Johnny Stecchino, no? Lui era così, c'era cioè, nevrotico, abbandonato a se stesso. Spesso noi, gli amici, lo portavamo insieme con noi quando c'erano dei casi particolari. E me mi sorprese una volta, invece, che in un compleanno suo che abbiamo organizzato in campagna, a un certo punto c'erano delle poesie, una tragedia di Eschilo, un libro buttato lì, lui l'ha preso, abbiamo sentito lui leggere un episodio di una pagina in modo straordinario, con una velocità impressionante. Alla fine, con questo rotolio, ho iniziato a fare questi versi, bla 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 bla, no, questa lingua, questi denti forati. E sono rimasto sorpreso, ma che impazzo, incredibile. Allora da lì, no, siamo diventati amici, perché ho detto, guarda, l'ho dipinto più volte. E anche, chiaramente l'ho fatto, anche quello è un omaggio. Questo è un tramonto che poi spiegheremo. Adesso, vabbè, prima abbiamo visto... Questi erano gli scarti di una mostra. La mostra reale era una mostra che poi non è stata mai realizzata e quindi, a parte la mostra così esibita, che l'immagine successiva, avevo creato tutto uno spazio alternativo dove c'erano gli scarti. Gli scarti in questo caso era un episodio di un'installazione pensata in una grande sala, ma gigantesca, dove dall'alto ci dovevano essere queste figure angeliche a testa in giù, no? Non è il quadro girato, e proprio sono dipinti a testa in giù, tante volte si vede che la sfumatura è chiaro, va verso, no, l'azzurro, quindi come se dall'alto si affacciassero e cantassero, infatti a questi occhi chiusi, un quadro che canta, però non si sente niente. E dall'altro c'è la bambina di cui parlavo prima. Ed è stata un'installazione interrotta perché poi furono bruciati i fondi di questo progetto. E allora per l'occasione presentai questo, torno indietro. Questa qua, quello di cui parlavo prima, la mostra reale, e accanto c'erano questi elementi, gli scarti, che non era solo quello, c'era la, per esempio la biblioteca c'era anche, no? Perché c'erano dei tavoli dove erano in mostra tutti i libri di cui mi ero servito nella ricerca, c'erano quasi 80 libri, poi sono spariti tutti, se li sono fregati, e circa 700 tracce di musica inerente a quel tema lì.
Quindi questo per dirvi come il mio lavoro cresce, non è semplicemente un fatto pittorico, la fase finale di una ricerca. Io lì mettevo a disposizione tutto questo materiale, no? E infatti la gente si fermava lì e c'era la narrativa, la saggistica, la poesia, tutto quello che è l'impensabile. Così come la musica, c'era la musica classica, la contemporanea, il rock, alla sperimentazione, eccetera, eccetera. 800, 700 tracce sono tantissime. E uno poteva, no, investigare, era una sorta di, no, dire, di luogo, la parte dello scarto. Lei doveva essere in verità la vera musa che doveva fare gli esercizi a Palermo, che probabilmente recupererò, perché lei quel giorno lì, in verità, una settimana prima mi chiamò per dire, Francesco, non ce la faccio, perché devo fare i campionati in Grecia. Fece questi campionati e vinse come si chiama? A livello, lei nella nazionale culturista italiana, come bodybuilder, il tipo prima, insomma. Cristina Romano e lei è una storica dell'arte. Quindi se volete fare carriera. Queste sono semplici foto che in verità sono anche questo materiale che metto a disposizione quando faccio le mostre, no? Perché a parte questi episodi, libri, parlavo prima di musica, eccetera, mi nutro di queste immagini in continuazione. In questo caso era un episodio preso dal bar di Rosolini, dove ho mangiato una delle granite più pazzesche che mi invito. Che perché poi quando ho fatto la mostra c'era un link dove tu potevi connetterti su questo link e letteralmente accompagnare le immagini della mostra, i testi della mostra, con questo racconto visivo, no? Che io registravo quasi anche lì quotidianamente durante l'estate. Anche questo è un interno di un B&B, un paese che raggiunsi per caso, per un errore, al Palazzo Adriano, che ero andato a Palermo per vedere gli spazi dove dovevo fare questa mostra, ritorno senza occhiali, ho visto male, c'erano le LED che scorrevano, credevo che fosse Pozzallo, invece Palazzo Adriano. Sono salito e questo alle 9 di sera si è fermato in questa cittadina e ho detto, signore, dai, perché da Palermo a Ispica sono 4 ore, e ho detto, devo andare a Ispica, se buonanotte, mi ha detto, domani mattina alle 5 c'è il Puma per Ispica, mi ha detto, non si deve tornare a Palermo. E io ho detto, si accomoda qui, mi ha dato l'indirizzo di questo albergo e sono andato lì. Ed è stata una nottata magica, a parte che avevo capito intanto che il posto è proprio dove hanno girato il film Nuovo Cinema Paradiso, no? Per cui a parte quello. E lì mi sono trovato magnificamente. Lì, la cosa curiosa è che a un certo punto ho cercato di addormentarmi presto, no? Perché avevo il pullman alle 5 del mattino, perché non c'erano poi altri pullman, e sono arrivato mentre c'era una festa, no? Una festa di una Madonna strana, quasi bizantina, con gli ori, eccetera. Mi sono fatto una passeggiata, sono andato in albergo, mi sono riposato, ho cercato di addormentarmi, non ce l'ho fatta. A un certo punto mi sono affacciato alla finestra, davanti a me ho visto una ragazza che stava pisciando. Questa mi ha guardato e ha detto, scusami, tu che ti metti qua, non ho capito. Ha continuato come se niente fosse, in estate, quindi magliette e pantaloncini, sono uscito. La cosa impressionante è che era fino alle 6 del mattino, c'era gente, sembrava una città acquario perché c'erano fontane dappertutto e c'era questo mormorio di acqua, no? Straordinario. Tutto quello che io ho registrato di questo viaggio, sia scritto ma anche audio, sì, con le immagini, è stato poi tradotto in via audio e i mormorii, tutte queste cose di cui racconto, che poi sono stati trascritte, sono stati tradotti letteralmente da questo mio amico Marziane, che vi ho detto prima, che faceva i concerti con un Battiato stofonico, perché dava dalla lettura gli aromi, anche lui, di questo sentire. Per cui quando parla di questo episodio, di questa notte trascorsa a Palazzo Adriano, affollate di squittio di uccelli notturni, prepotenti, anche quello, sto fruscio di acqua, no?
E mentre racconto queste cose si sentono anche queste cose, no? Nell'audio che ho esposto sempre lì a Palermo. Questo è uno dei miei primi quadri. Furono 6 quadri fatti nel 99 e questo è uno dei 6 quadri, no? Questa è una corsa disperata di ragazzi neri, no? Che poi diventa una tragedia perché sono ostruito in questa corsa, questa fuga da tutta la merda che l'Occidente gli spedisce. Sono tutti. Capito? E questo è stato il mio primo quadro fatto 14 anni dopo, consapevolmente come pittore, dal primo quadro. Quello tutto scuro, sì. Questo è uno dei ritratti dei morti, questo è un altro quadro di quelle famose processioni che dicevo, no? E questa è la festa che dicevo prima, no? Di quartiere, la Sagra del Cannolo. Dipinsi questo quadro, intorno a questo quadro creiamo questo evento. Questo è un grande quadro, 2,40 m per qualcosa, insomma, se per 2,20 m. Qua i fantasmi. Aspetta, forse. Questo è uno dei quadri cui sono più affezionato. È un quadro piccolo. Perché c'è sta luce che è fuori di testa. Questo è un miracolo, secondo me. Questa pittura qua. Il quadro più bello della nostra vita, intitolato. Perché c'è sta corsa di questi ragazzi che giocano, spensierati, no? Sta luce abbagliante. È il primo ragazzino che sembra volare, no? Mi ha sempre affascinato, perché io anche lì avevo registrato, no, questa partitella, no? E mi piaceva lavorare con questi ragazzini, e per cui ho sentito tutti i mormorii, cioè, a un certo punto avevo creato anche un video che si è perso, intorno a questi ragazzini c'era uno che fischiettava, no? Un episodio di una serenata di Mozart, no? Ed ero curioso questa cosa. E siccome un campetto dove sono cresciuto quando ero ragazzino, anch'io giocavo in sto campo, no? Quando l'ho fotografata, ho annullato, è molto stilizzata rispetto alla foto originale, però mi piaceva questa luce e questo è stato veramente un miracolo come pittore, riuscire a dare. No, stiamo tornando indietro. Qua siamo dove eravamo prima, ecco qua, questo è il centro del Pietro Iusti, questo artista serio, famoso, non come Francesco Lauretta, che mi invitò a quella festa del primo dei morti che organizzano a San Cesare. Siamo nella casa, nella stanza da letto della casa di Presicce, della nonna. E lì c'erano queste persone che puntualmente si prestavano, no, a essere ritratti e io li facevo. Ecco, questo uno dei momenti bellissimi, magici, quando era a Palermo, lui e l'altro ragazzo, un altro artista, si chiama Adalberto Abbate, molto bravo. E qui siamo nella casa Saccardi, la famosa notte, come vi ho raccontato ieri notte, quando arrivarono questi due, alle 2 di notte che entrarono, e se ne sono messi. Nessuno vedeva da 6 mesi e sono messi subito a cucinare, come se niente fosse, come se fosse il del pomeriggio. E quella volta, no, mi viene l'idea della parrucca, perché c'era questa ragazza, quella che poi era la musa, che a un certo punto ha tirato fuori questa borsa e ha tirato questa cosa. Ha detto, ma cos'è? Lei mi raccontava che doveva fare delle prove. Ha detto, fammela avere. E l'ho guardata, non me la sono messa intanto. E chiaramente è ironica sta cosa, ti viene subito da ridere, perché senza capelli, capirai, una figata mettersi finalmente a vedersi questa parrucca in testa. E poi da lì mi venne l'idea di chiamare lei, visto che l'altra ragazza è impossibilitata di essere presente, no, a fare questo esercizio. Sì. Però con la parrucca blu. Questi sono elementi particolari sempre da Porto Cesari, dove c'erano questi morti, infatti qua c'è la sveglia, no, per cui la gente arrivava, mangiava, eccetera, e poi si avvicinava da me, si dico, addetto a fare i ritratti ai morti. Insomma. Anche questo, siamo a Scicli, era così come mi allenavo prima di fare i ritratti ai morti.
giocando. Ecco qua, questa era la cella, dove tu entravi. Eccolo qua, Alberto Zanghetta, tagliato. Giorno magnifico questo, infatti il titolo era il 31 maggio 2014, perché eravamo di fronte a una libreria bellissima dove si tenne una mostra quel giorno lì, una collettiva dove ogni artista presentava un romanzo, qualcosa, un libro che ti avesse particolarmente colpito e che dove tu facevi un intervento pittorico, eccetera, eccetera, quello come volevi tu. Per cui durante l'allestimento io ci trovavamo insieme, Beati, e la ragazza, la compagna di Francesco, ci fece questa foto. Ed è una foto per noi molto strana, togliendo Zanghetta, perché in qualche modo loro mi hanno accolto, questi tre ragazzi, che sembrano dei gemelli se ci fate caso. Tutti e tre di profilo, tutti e tre con gli occhiali, tutti e tre con la barba, l'unico corpo estraneo, senza barba, non di profilo, e senza occhiali sono io in mezzo. A parte, ripeto, perché io ho sostituito, secondo i loro affetti, il quarto pittore della scuola palermitana, che è Andrea Di Marco, che mi ha volutamente portato a fare quella mostra a Palermo di esercizi di equilibrio, quella mostra è dedicata. In quel caso Zanghetta era venuta perché quel giorno prima si era inaugurata la mostra di Fulvio Di Piazza e avevo curato la sua mostra. Per cui ho dedicato letteralmente un quadro all'amicizia dei pittori, perché veramente siamo come fratelli con loro. Quadro poi esposto in un'altra occasione, hanno cambiato titolo, forse ve l'ho detto, titolo Suca, che è un modo di dire palermitane, molte, sembra anche una, c'è una casa discografica chiamata così, cioè un modo di dire loro, come dire, di come mostrare anche lì i muscoli prepotentemente di quello che sanno fare, insomma. È un titolo che non ho dato io, eh. Qua siamo sempre alla cella, poi facevo questi ritratti, questo è un autoritratto di me morto. Questo è sempre la ragazzina sfregiata e questo è l'elemento, questo autoritratto che si moltiplica, diventa quasi un elemento di fantasmini, delle inesistenze. Dove sviluppo sia il racconto, sia i funerali che con le paillette, no? Messi negli angoli delle stanze, che ogni funerale ha un suo colore particolare, qua siamo sempre, e siamo di nuovo. Eccolo qua, il particolare con le gocce d'oro, di cui, gocciolamento di cui vi parlavo prima. Qua è l'altro elemento, vedete, cioè anche gli elementi geometrici, questa disposizione, anche questi soffi, no? Sono i pigmenti, cioè, sono accuratamente studiati, non sono campati in aria, non sono messi a caso. E quindi ho dovuto fare, è stato uno sforzo veramente straordinario, per reinventarmi anche uno spazio così, tra virgolette, no? Estremo, no? Perché quando si parla di spazio spirituale, in questo caso un esercizio spirituale, diventa veramente complicato, no? Tradurre qualcosa di invisibile. Questo è un altro funerale compagno. E qua c'è un altro quadro che c'è quel tipo lì di ragazza del Cattelan giallo con una ragazza, anche lei un'emarginata, no? Siamo fuori, in questo caso c'è un interruttore che sembra quasi un paesaggio straniante, sembra un po' magrittiano, tra virgolette, perché a un certo punto c'è l'uccello, no, che compare, questo colibri che non si capisce che cazzo ci fa lì, no? E lui, anche lui qua ti guarda, una sigaretta in mano, è intitolato Non saremo noi. Non saremo noi protagonisti di tante cose, no? E anche qua era tutto un lavoro sull'emarginazione, su condizioni marginali che abbiamo visto nel video, eccetera. Questo è invece uno dei quadri della casa vista di notte che ho registrato. Per cui qua c'è la nonna,
quartiere reale, e questa era dove c'erano i famosi quei disegni che ho definito delle ascesi, no? Quelli triangolini fitti, c'era questo grande quadro, questo non è il più grande quadro che abbia mai fatto, è quasi 3 metri, muto, e intorno c'erano questi piccoli interventi, questi disegni con questi triangolini tutti colorati, di tanti colori, no? Blu, rosso, gialli, verdi, insomma. Intorno c'era questo grande abbraccio, anche lì c'era una stanza veramente gigantesca, questo soffitto decoratissimo del Settecento, magnifico. E questo imbuto e la Madonna diventava una sorta di il Padre Pio. Anche questo quadro, questa luce pazzesca, no? Era uno stralcio di un viaggio, no? Perché anche qua c'è questa strada che diventava una sorta di vocazione, no? Sono comunque dei buchi neri che io presento. La madre, eccolo qua. Questa è l'ultima mia visita al cimitero spicese, che dopo vi racconterò un episodio. E questo è un altro elemento. Sono utili queste immagini perché raccontano parte di quello che vi leggerò dopo. Aspetta un attimo, torno indietro, ma forse... Sì, torno un attimo indietro. Eccomi. Ok. Dai. Ecco qua. Vi dico solo per un ristorante, no? Vedete? Ok. In verità è una cosa blasfema quello che hanno fatto. Abbiamo un ex mercato bellissimo, di Ispica, con una costruzione, diciamo così, fascista, però ha un suo fascino come costruzione architettonica. Poi è diventato qualcos'altro, poi è stato demolito, poi è stato in qualche modo ristrutturato, adesso è ripreso, deve essere un luogo di incontro, tipo qua, no? Di incontro tra giovani, eccetera, eccetera. Non sono stati in grado di formare queste possibilità e adesso hanno donato, letteralmente donato questo spazio, questo imbecille, no? Che si è fatto una sorta di lounge, bar, non si capisce niente, ma una chiccieria spaventosa, e lì è appeso un disegno. Quello è un disegno che è una tavola fatta da un signore che è morto, credo nel 2008. Per quanto ne ho esperienza, per quanto ho conosciuto in vita mia, il più grande disegnatore che abbia visto in vita mia. Un miracolo quel disegno lì. La cosa fastidiosa che si trova lì dentro quel disegno lì, e per guardarlo devi stare in punta di piedi perché è anche alto messo, e se tu lo vedi dal vivo ha dell'incredibile, veramente un miracolo come è stato fatto, lo spiegherò, ed è sconcertante. Al di là ti possa piacere l'iconografia perché lui era un credente, no? Tutta la sua vita, alla fine, gli ultimi anni della sua vita ha lavorato sulla traduzione, no, di dare immagine alla Bibbia, a queste letture, per cui ci crede o non ci crede, ma al di là di queste forme è veramente incredibile come lui ha tradotto, come segno, veramente. Lui mi diceva, io quando vedo, ne so, la deposizione di Raffaello, mi sembra un miracolo quell'opera lì, sembra fatta da un essere umano, è stata fatta a 20 anni, sembra impossibile che un essere umano possa fare delle cose lì. Se tu vedi questo disegno dal vivo, dice, è impossibile che si possa disegnare così. Ed effettivamente è impossibile. Potrò spiegare anche perché. Però queste sono le mie passeggiate notturne. Vi raccontavo ieri di Vittoria, no? Trascorsa. Ispica. Questa è la resurrezione, una delle mie resurrezioni, processioni. Questi fumi. Anche questa immagine è importante per quello che leggeremo dopo, un tramonto, fa parte della serie dei quadri esposti al Reale, no? Dove non si vede, ma in basso c'è un disegno fatto quasi con un filo d'oro, no? Un ricamo, sono dei corpi, no? Degli scheletri che si animano, come se comparissimo da queste tenebre. Questi sono i miei 3 amici, no? Un tramonto a mare di Ispica. Diventano delle sagome, ma io ho capito che in quel momento sarebbe stata probabilmente una delle ultime volte in cui saremmo stati effettivamente così amici, così come è successo. Perché, infatti, è il quadro delle opere complete, perché ti dà il senso in qualche modo di una storia che è stata già scritta, no?
di un racconto, no, di storie che si depositano in questo tramonto che diventa veramente come tornare nelle tenebre, no? Infatti quei corpi sotto, no, disegnati con loro, sembrano quasi afferrare, no, queste ombre. Siamo di nuovo sugli svolazzi, qua siamo... Ah, ecco, qua c'era uno dei modelli morti. Ecco qua. Anzi, ritratti da morto. Questa è della serie dei fantasmi, no? C'è questo individuo seduto su una panchina che sembra quasi, no? Esserci, non esserci, no? Sembra quasi dissolversi, no? Come presenza nello spazio. Sono sempre io, naturalmente. Perché effettivamente parlavo prima di fantasmi, no? Mi sentivo, no? Mi piace l'idea di... Effettivamente questa sarà la mia traccia. E quindi siamo tornati di nuovo da capo. Questo, adesso facciamo la pausa, abbiamo visto un po' di immagini e io devo correre, credo un po' tutti, forse.